eccoli pronti. Ti lascio il microfono alla grande. Buon divertimento, vi lascio con i pappe. Tra l'altro lo vedete con questa maschera, ma fidatevi, sotto è peggio. Dai, fai vedere cosa hai fatto. Abbiamo un cartellone, ciao. Abbiamo una... cosa c'è scritto? Attenta a fare, vai, scapezzala che è la parte migliore di te. Okay. Va bene. Perfetto. Ciao a tutti. Sono tornato a vedere. Che belli, quanti siete? Ma siete tantissimi, ma sai. Cazzo è il Titanic? Ma cos'è? Non lo so. Ma cos'è? Grande hotel Crazy? Ah, certo. Ah, ciao, ma perché sono gli sponsor. Salutiamo Torino, queste cose, gente che va, gente che viene, purtroppo. Come potete vedere ci sono tanti sponsor diversi. È meglio venire che andare, direi. No. Grand Hotel e Budapest Grand Hotel. Va bene. Va bene, perfetto. Yeah. Oh. Allora, noi siamo piombati qua. Ciao! Abbiamo gente sul palco. Scusa, perché... Allora, scusate, siamo arrivati adesso. Non sappiamo... Cioè, che sono tue queste orecchie. E qual è il vostro... Cioè, ciao. Come ti chiami? Martino. State facendo amicizia? Sì, sto facendo sentire i miei odori. Ok. E cosa fai nella vita? La tua maschera mi fa molto male. E che lavoro è? Non fermo. Scherzo. In realtà faccio circa il doppiatore, si cerca di lavorare. Ah, che figo, all'ODS? No, ma ci collaboriamo. Ah, ok. Perfetto, visto qualcosa so. E come mai sei qua seduto con l'orecchio di cicciolino? Una bella domanda. Hai doppiato delle cose? Doppierai delle cose. Quindi sei qua a aspettare di doppiare delle cose. L'hai già fatto. Quindi sei qua perché non sai dove sederti. Insomma, ok. Fondamentalmente sì. Poi abbiamo la ragazza dotata di bass, che è? Veronica. E come mai sei qui tu? Io. Noi stiamo chiedendo a tutti. Ottimo, è bello che abbiamo le idee chiare qua. E quindi siamo qua ad attendere il 35 del mese, perfetto. E poi abbiamo te, sto zitto se non mi picchi. E come ti chiami? Fabio. E sei, ho visto che hai presentato tu. Aspettavamo anche voi, vedi? Aspettavate anche noi. E no, ma mi metti in soggezione il fatto di, cioè, che voi siete qua e io non so cosa dire. Tu lascia di lì, lascia di lì. E io voglio altri tre qua, ma voglio riempire ste sedie. Ah, ok, va bene, mettiamo su. Chi vuole? Vuole essere il controllo. Lui, guarda, vieni, corri qua. Sì, ok. Uno. Abbiamo delle orecchie per lui anche. Lei, perché un po' di pugna ci serve. Vai, andiamo lì. Aspetta. Ciao, ciao. No, non mi state salutando. Vieni, vai. Oh. Ok. Così almeno lo conosciamo, perché c'è... Ah, sembravi vestito normale, ma anche tu hai il tuo pegno da pagare. Vediamo che cos'è. Sì, ragazzi, io sono ignorantissimo. Quanti conoscono questo cosplay? Ecco. Ok. Meno male. Oh, tre. Allora, ciao. Oh, che begli occhi. Non smetti di baccagliare tutti. Per dire, voglio farle gelosia, capito? Voglio fare gelosia del nostro doppio. Martino, dov'è la tua ragazza? Dov'è? Ah, è quella lì! Perché no, fa ridere. Allora, ci possiamo accomodare allora. Perfetto. Ok, poi no, perché stiamo al secondo candidato. Che è morto. Come ti chiami? Bruno. È vera? Non te lo chiedo più. Ah, ok, scusa. Da che cosa sei vestito? Da bancarella. Ah, Trafalgar Row, scusa, scemo. Ho capito. Però non c'è stata l'ovazione per questo personaggio, ridillo. Su, ci dobbiamo casare. E poi no, la ragazza. Tre, vieni. Ciao. Ma perché lo tieni sul vassoio la... Cioè, cos'è? È un primo. Vai a cambiare la scheda, hai visto? Basta dire una cazzata e si occupa la memoria. E poi invece abbiamo... Scusa, se vuoi sederti, se invece il tuo lavoro è stare in piedi... Aspetta. Devi stare in piedi a affettare la gente. No. Ok, perfetto. Ok, abbiamo... Francesca.
Francesca vestita da? Da Francesca! No, da Nana! Da Nana! Chi è la moglie di Ghibli? Chi è? Io sono ignorantissimo di personaggi famosi. Nana Osaki. Nana Osaki, perfetto. Ovazione per Nana Osaki. Ah, bellissimo. Io credo che chi si vesta voglia... Cioè... Beh, sì, ci sono. Adesso ammazzo qualcuno. Vai di lama nascosta. Oddio, bellissimo. Okay. E niente, io inizialmente... Io mi toglierei questa cosa che testa e farei vedere a tutto il mondo che cos'hai sulla testa. Mi vergogno. Dai, fatto. Mi vergogno. Volete vedere che cosa ha sulla testa? Ma non ho niente sulla testa. Dai, fai vedere. Ok, adesso vi spiego cos'è. Lui è un cosplay famosissimo, il fantastico uomo con i capelli di merda. Volevo fare i colori per essere Super Saiyan Goku, invece sono uscito tipo Naruto con la febbre. Sembri Vanna Marchi malata. Va bene, al di là di Vanna Marchi malata, non sapendo cosa fare, cioè nel senso, c'erano loro tre, c'erano tre sedie vuote, li abbiamo fatto salire, ma in realtà non c'è un motivo per cui li abbiamo fatto salire. Io in realtà ce l'avrei un motivo, sì, mi è venuto in mente. Pensaci. Vi fa di fare i giudici alle robe brutte che diremo sul palco? Nel senso, noi facciamo battute a caso e voi date un voto, questa è la voce del popolo, no? Ok? Quindi facciamo una roba tipo teatrale. Cioè tipo? Tu vai di là, noi entriamo, loro ovazionano, i giudici fanno X Factor, loro... Tu non fare niente. E poi facciamo. In effetti sembrano quei giudici, cioè, tu con l'orecchio sei mica, secondo me. Lei è Vittoria, tu sei... Lui è Fedez. Questo è Fedez che ha mangiato i tatuaggi. Vai di là. E invece siete. Allora, ricapitolando, siamo ovazione, mica urla, loro giudici. E cosa diciamo sul palco? Fidati di me. Mi fido di te, come disse Jack. Vai. Vai! Sì, così di là dico. Ti è mai capitato di buttarvi nel mondo del lavoro? Cosa stai facendo? Ho trovato lavoro grazie all'agenzia interinale. Ballerino? No, che bug. Voto 8. 8, 10. Siete allora, aspetta, lei siccome è giapponese, c'ha solo 6 dita. Non può dare più di 6. Va, prego. Ma cosa devo fare? Mi è mai capitato di sfruttare le nuove tecnologie? Sai che sono andato al cinema, al Warner, a vedere il nuovo film della Disney, rifatto in 3D. Ma va, quale? Alla DDDD. C'è una fans che ne sa più. C'è una fans di Alan. Ma perché abbiamo dovuto dire Alan? Di qua. Siate severi. Non voglio la sufficienza se non ce la meritiamo. Sei. Fedez. Bella, figlia bella. Vicky. Cerco dal 6. Dai, mica. Ti prometto qualcosa. La ragazza è stata molto brava a dirla, a bruciarcela, perfetto, ok, quindi abbiamo preso un'insufficienza di là. Allora, vai, breve. Cosa vuoi fare? Ancora di questa altre, sì. Ancora di spazzatura. Finché non raggiungiamo un 10 e una mozione. Ti è mai capitato di sfatare un mito? Sai che sono andato al McDonald's e per la prima volta ho sentito veramente il gusto di hamburger, pomodoro e insalata. Sei preso? Il gelato. Puoi mi farci smettere, 10. Puoi mi farci smettere, 10. Allora, di che cosa vogliamo parlare in generale? Non lo so, di cose. Mi piacciono troppo. Io volevo conoscere questa piccola psicopatica che sa tutte le nostre battute a memoria. Ciao. Come ti chiami? Chiara. E cosa fai nella vita? Studio. E basta? Sì. Vendi droga? Ok, e cosa vuoi fare da grande? Non lo so. Bruciarci tutte le battute? No, sì. Forza. Ma quanti anni hai? 16. Vabbè, sai cosa vuoi fare da grande, dai, più o meno. No. No, cosa studi? Faccio ragioneria. Vuoi fare la ragioniera? No. Che cazzo hai fatto ragionare? Bene, basta. Torno. Bene. Allora, per alzata di mano, quanti ci conoscono? Cazzo. E quanti ci vedono per la prima volta dal vivo?
Vuol dire che siamo di Torino. Quanti guardandoci sanno già che è l'ultima anche? Morite, merda! Lo senti, a proposito di morire? Sì. Credo che non arriverà alla fine spettacolo. Okay. La capiranno in pochi questa cosa, perché cioè è successo veramente. Una ragazza mi fa, mi fai un autografo? Io ho scritto il mio nome su questo quaderno, poi giro ed era un Bennett. E quindi credo mi avanzi nuovo quanto? 24 ore? Meno? Sì. Qualche minuto. Qualche minuto, quindi tra un po' farò tipo andando avanti. Così, ecco. Ottimo. E poi te la spiegherò. Sì, sì, okay. No, va bene. No, vabbè, noi ogni tanto parliamo delle mamme, attenzione, Fedez va pisciando. Cioè, per non vedersi vestiti di medici bisogna essere nel verde, perché lui si veste di medico, poi passa nel nero, credendo che nessuno lo veda, ma sei vestito da cespuglio nel nero. È andato a sputare rive. Bella. Ciao Fedez. Bella. Come stai? Tutto a posto. Ma non hai tatuaggi? Non sono tatuaggi. Non sono trasparenti. Cioè, tu i tatuaggi veri quindi non ce li hai di solito. No, mi faccio la doccia con i trasparenti e le scorrette. Ah, ho capito. No, io aspettavo lui perché vedi, perché poi ripassa, se no noi iniziamo a parlare poi ripassiamo. Allora, sì, ci stai cacciando dal palco. No, c'è una giornalista Covedo che ha suo marito. Che culo. Alessia Covedo. Alessia Covedo ha perso un amico. No, ha perso il marito. Ha perso un amico, ha perso il marito. Ma nel senso, ha perso il marito, mica tira fuori il marito di Alessia Covedo. Dov'è? Allora, vedere. Scusate, adesso posso dire. No. Non ci muoviamo da qua finché non troviamo il marito di Alessia Covedo. Chi è il marito di Alessia Covedo? Cioè, soprattutto chi è Alessia Covedo? Mica, Salvatore! Hai presente Salvatore? Sì. Avete presente Salvatore? Sì, non so se è di Salvatore. È lui, siamo Antonino Comics. Beh, fa film, mica fumetti, Salvatore. E sei venuto a fare una spintata? Sei venuto a fare una spintata alla Croce Rossa? È una cosa seria del marito. Cioè, mica sto dicendo. Ma è tipo morto. Questo mi sta cazziando. Ah. Cioè, ha perso il marito vuol dire che il marito è morto o... Il marito non si trova. Ma quanti anni hanno che sono sposati? Almeno 20. Sì. Scusate. Allora c'è in pratica? C'è un marito dietro la Croce Rossa. No. Okay. Adesso ci dispiace. Non mi giro. Prendiamola seriamente, non possiamo neanche scherzarci, quindi dobbiamo essere tutti tristi. Ma non si trovano in un padiglione? Non si sono mai trovati in 30 anni di rapporto. Quindi è una crisi familiare. Marito di Alessia, sono 20 anni che non ci sei in questa casa. Lo so, ma Alessia è una stronza. Ma io sono Alessia, in questa scena. Sei una stronza. Ma io sai dove mi vado? Adesso vado al Torino Comics e vi faccio il primo Green Day che incontro. Basta che non vai dietro lo stand della Croce Rossa, perché là non ti troverò mai più. Ok, quindi... veramente, se non poi ci cazzia, veramente c'è questa Alessia Covedo che ha perso il marito. Se conoscete il marito, se conoscete il marito, portatelo da Alessia. Se conoscete Alessia, chiamatela, dite che mi dispiace, che mi dispiace che non trovate mai. Se Alessia è carina, portatela da noi. È una cosa seria, si è perso questo marito, quindi bisogna trovarlo. Noi il nostro credo che l'abbiamo fatto. Tutto a posto, no? Fedez, sputami una rima. È boccata, non so. Sì, tipo, si è perso il marito di Alessia Covedo. Covedo. Ok, no, vabbè, si è perso il marito di Alessia, diccelo in rima. Passo via quello di pizza. Si è perso il marito di Alessia Covedo, si è perso davvero, perché io non lo vedo. Vedi? Bravo! Bomba! Questo beat, questo flow, accattaparro. Il marito di Alessia non si può vedere, intanto Alessia è col giardiniere. Wow.
Dicevamo, facciamo le persone a modo. Quante mamme ci sono? Ce n'è qualche mamma. E dicono che ci sono solo ragazzi, invece no, 4, 3, 2. Feste. Okay. Siete da sole o avete accompagnato dei figli? Volevano vedere noi. Vostro marito dov'è? No. Okay. Perché non si sa mai che ci mettono mariti come se fossero. Comunque vedi, ci sono delle mamme che accompagnano i figli ai alle fiere dei fumetti, così coltivano gli interessi. C'è. E tua madre? C'è Bulma che mi dispiace. C'è Bulma che ha delle crisi di identità. Qual è il tuo problema? Lì cosa c'è? C'è tuo figlio. C'è tuo figlio. Ok. Ah, è lui tuo figlio. Bulma, sai che io ti odio. No, ma ti odio. Ti odio quando arrivavi nel mezzo di una puntata di Namek. Non ce ne fregava un cazzo di Bulma. Di Bulma e Genius che si inculano uno rospo. Non ce ne fregava un cazzo. Vabbè. Okay, e vuoi dire qualcosa? Siete d'accordo se Bulma era rompicoglioni delle putte? Non tu, no, non tu, tu per carità. Però Bulma era insopportabile. Chi cucina? Ma chi gliene fregava di chi che faceva le lasagne mentre Goku era giallo come me? Dai, perché c'è Fedez che vada? Sì, ma con questa andatura svelta che ha. Cosa facciamo? Li teniamo sul palco con noi, poi interagire per il prossimo. Era un messaggio nell'ombra per dire levatevi dai coglioni. Vuoi che lo dica così? No, ragazzi, no, non mi permetterei mai. Però siamo venuti qua a salutare, poi ci stavamo prendendo ci mancherebbe altro, no? Solo che non sapevo esattamente quali erano i tempi. Cosper ci stavano guardando e ci dicevano. Ah, certo. Dicevano Max, perché sono io Max, eh? Quando cazzo è il nostro zoom? Scusa, cosa c'è da dire? Possiamo dirlo noi? No, facciamo. Wow! Che ne dici? Allora, facciamo annunciare da voi il prossimo cosplay. No, allora, intanto. Poi noi, allora, Fabio e io vi salutiamo, lasciamo i Pampers sul palco, cioè alla fine è meglio, no? Ciao, così non volevamo fare questa cosa. Ciao, allora intanto io ne approfitto, già che sono qui faccio un annuncio pubblicitario. Vabbè, poi non andate via perché. Ci portate il marito che adesso lo vedo. Dentro un banco. Ti vai ad annunciare il numero 4? Ma certamente. Devo dire solo il nome? Vabbè. Ho tutto. Numero, nome, personaggio. Numero 5. Perfetto. 5. Personaggio 5. Dalla serie Warhammer 40.000 abbiamo Space Wolf impersonato da Gabriele Valenti. Mica fa palestra. Sembra azzurro di Shrek. And it looks like I'm the king. Going to this howling like this swirling storm inside. Girati verso di loro. Se, come coda sembra che c'hai schiacciato mi piace settimo. Mi piace settimo. E lui c'ha le ciuglie nel culo. Va bene. Noi siamo arrivati. Un applauso a Gabriele Valenti. E salutiamo Gabriele Valenti, ma qua salutiamo anche innanzitutto loro tre che non servono più. Sì, poverini che sono qua. No, ci hanno chiesto. Le sedie c'erano un motivo, abbiamo scoperto il motivo, adesso servono libere, quindi potete ritornare scomodi. D'altra però parte. Ringraziamo per la vostra simpatia e presenza. Dovevamo scaldare le sedie per i prossimi ospiti, in qualche modo dovevamo fare, grazie mille. Certo, aspetta, facciamo un selfie con tutti. Dai.
Aspetta, ne facciamo anche uno di tutti che mettiamo poi sulla pagina Facebook. Fatelo, fatelo verso il pubblico, esatto. Così è fichissimo, così allora. Lì ci posso mettere anch'io dietro e faccio. Allora, vai, vai col tuo. Faccio il fotobomb. Voi fate una cosa con le mani, tipo. Fate entusiasmo! Un po' meno! Un po' di più! Bravissimo. Torino sulle mani. Bene, perfetto, abbiamo fatto anche la vostra parte sotto, grazie a voi. Ciao voi. E teniamo. Sì. Teniamo. Sì, andiamo. È spostato. No, no, no. Dobbiamo, noi lasciamo così loro continuano. No, rimanete un attimo con noi perché allora c'è un gentile omaggio per voi che vi sarà offerto da Choco Rossi, in particolare Riccardo viene qui. C'è un omaggetto per voi, un dolce omaggio. Passo la parola a Riccardo che spiegherà, perché non tutti vedono, no? È un omaggio alla carriera dei Pampers. Un omaggio alla nostra carriera. Cosa lascio la parola a Riccardo che dice le parole. Sono due cupcake, uno si è meraviglioso. Uno c'è il cupcake per celebrare i vostri più grandi successi che sono Fuga di Cervelli, e infatti c'è un cervello. C'è un cervello. E poi colorato, un bel cupcake. Bellissimo, grazie, meraviglioso. Non lo possiamo neanche mangiare. Certo, no, non lo possiamo mangiare. Rimarrà lì perché non si riempirà di gonfa. No, lo dobbiamo tenere, perché esatto. È troppo bello, possiamo mangiarlo. Quindi ringraziamo Choco Rossi, veniamo a salutarvi dopo, sì, allora. Va bene, noi ci vediamo con il giro, poi proseguiamo con i cosplay. Noi vogliamo solo dire che noi il 15 maggio saremo a Torino, qua, perché è la nostra città. Proprio, proprio qua. Sì, no, siamo a Teatro Nuovo, quindi se qualcuno volesse venirci a vedere con il nostro nuovo spettacolo, il 15 maggio siamo lì, ci saranno dei volantini. Speriamo di vedervi anche voi, mamme, che siete sparite. Ci sono andati quando cosa coveda. Va bene, noi andiamo a cercare il marito di Alessia e poi buon proseguimento di buon Torino Comics. 15 maggio a tutte le carte! Salutiamo, grazie mille. Se ti è piaciuto il video iscriviti e seguimi anche su Facebook, Twitter e lo shop.